È un gesto inqualificabile, è difficile trovare le parole per descrivere questo atto veramente sicuramente deprecabile, che non appartiene al grado alto di civiltà palmese. La città di Palmi da sempre si è contraddistinta per ben altre cose, la città che in questi giorni sta presentando la 11ª edizione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura, la città che ospita un patrimonio UNESCO, Lavari, la città di Cilea, di Repaci, e per questo sempre più dovrà essere conosciuta e promossa la città di Palmi. Ovviamente non ci arrenderemo e, come è noto e come ho già annunciato, il progetto generale di sicurezza stradale, di messa in sicurezza delle viabilità urbane ed extraurbane andrà avanti. Nei prossimi giorni sarà installato e operativo l'autovelox in contrada a San Leonardo e via via tutte le altre azioni che già stiamo mettendo in campo. E i risultati anche su questo ci danno ragione, perché abbiamo visto un miglioramento. No, quali sono i provvedimenti che avete preso? Ecco, oltre indagini, secondo me ci sono ancora in corso, no? Certo, ovviamente abbiamo fatto subito regolare denunce alle autorità competenti per cercare di capire chi si è potuto rendere protagonista di tale gesto criminale. Le indagini sono ovviamente in corso, l'area è videosorvegliata, quindi contiamo anche di beccare quanto prima questi delinquenti. E ovviamente la risposta è stata immediata, nel senso che l'autovelox è stato ripristinato, aggiustato prontamente e subito operativo. Ecco, può essere una mano di 'ndrangheta, visto che hanno sparato a pallettoni, non è una pistola, ecco, cosa. E se saranno presi gli autori, quindi studiate da parte civile, in caso vada al processo? Questo ovviamente è scontato, ma è bene ribadirlo. Non so chi possa essere stato. Sicuramente non può essere definito banalmente un atto vandalico, perché abbiamo davvero superato ogni limite.